E superiamo il secondo turno eliminatorio, Crotone che batte ai tempi supplementari il Monopoli di Mister Pancaro e accede così agli ottavi di finale. Un Crotone che oggi ha schierato tutte le seconde linee, così come sicuramente farà anche il Catanzaro tra qualche ora. Un Crotone che ottiene un passaggio del turno ancora una volta sudatissimo, ma molto molto importante. Come ha detto anche Mogos, diciamo nel pre-partita, l'obiettivo era quello: passare il turno per dare ancora più minutaggio alle seconde linee nei turni successivi. Questa è la competizione di chi gioca meno. Questo è un po' il messaggio che la società e che ovviamente la squadra, in particolare Mister Lerda, ha voluto far passare. Tanto che infatti oggi hanno giocato tutte le seconde linee e tanti giovani subentrati. Oggi spazio a chi gioca meno, così come credo anche le altre squadre comunque in parte abbiano fatto. Un Crotone che oggi ha anche fatto degli esperimenti, si è schierato con il 3-5-2 in maniera un po' inaspettata, perché abbiamo sempre visto il Crotone giocare con il 4-3-3, comunque con la difesa a 4. Quest'oggi, proprio per far giocare tutti, si è addirittura cambiato modulo, per evitare proprio di far giocare quelli che poi scenderanno in campo nel derby di domenica. Un Crotone che ha schierato quindi Dini in porta, Spaltro, Jakubi e Papini in difesa, Panitteri e Crialese sulle fasce con Panico, Vitale e Rojas a centrocampo e davanti il tandem Bernardotto, Tumminello. Tra l'altro, come dicevo, subentrati nel corso del secondo tempo anche Cantisani, Filosa, Giannotti, Giancotti, Abruzzese. Diciamo che al di là di Giannotti, tutti i giocatori della primavera che il mister ha voluto far giocare anche per dargli possibilità di mettersi in mostra, ma principalmente per evitare di far scendere in campo coloro che poi dovranno giocare il tesissimo derby di domenica, ecco. Quindi in termini di risultato comunque contento. L'importante quest'oggi era sicuramente far giocare chi ha giocato meno e anche tentare di superare il turno, visto e considerato il fatto che si giocava in casa, e questo era un aspetto importante, e evitare comunque di perdere tra le mura amiche è sempre un qualcosa di positivo. Ma per la seconda volta consecutiva non bastano a Crotone i tempi regolamentari per superare l'avversario. Se con la CR Messina servirono i rigori, oggi i tempi supplementari. Per un Crotone che nel primo tempo è passato in doppio vantaggio, grazie all'autogol di Radicchio e al gol di Panico, però il Monopoli l'ha ribaltata. Prima con Fella nel primo tempo e poi con Starita nel secondo. È necessario per il Crotone il gol di Cantisani, del giovane Cantisani, per permetterci di superare il turno, come dicevo, e approdare così agli ottavi di questa Coppa Italia Serie C. Tra l'altro ottavi in cui il Crotone affronterà, vediamo se già lo si è noto, perché ora non mi ricordo onestamente a memoria l'avversario, però Crotone che affronterà la vincente di credo la vincente di Juve Stabia Foggia, se non sbaglio, e la giocherà tra l'altro in trasferta, quindi si andrà in casa o della Juve Stabia o del Foggia. Poi in serata parleremo anche ovviamente del Catanzaro. Io comunque a questo punto mi fermo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.